piacendo un sacco, sai. Ciao a tutti e bentornati con un'altra su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Volcanoids con il quarto episodio. Non puntatemi quell'arma, grazie. Siamo ancora in compagnia di Ciccio Pupazzo, Gameplay Channel e Quella. Delirio. Ciao a tutti. Ciao, ciao. E come promesso allo scorso episodio, oggi cercheremo di potenziare la nostra centrale elettrica. Quindi accettiamo subito la quest. E pulsante menu su stazione di produzione, ormai io cerco di capirci qualcosa, stazione di produzione, scheda modulo Allora, di e sopra. produci centrale elettrica che non abbiamo però. Mi scusi, sì, dovrebbe salire ai Come? piani alti. Ai Volevo piani vedere se alti. eravate attenti ragazzi, adesso dovete, ormai dovete saperlo. Allora, ok, produciamola, avevamo già i componenti, elimino la produzione di pallettoni che... Ma quindi non ho capito, cioè questa cosa qui la dobbiamo portare di sotto perché ci produce molta più roba. Ah, vabbè. Perché no? Allora, siccome quelli sotto occupano un sacco di spazio e questo invece pochissimo, quando è bella lunga, possiamo portare là in fondo tutte le cose ingombranti e qua lasciare questi pannelli che sono molto più pratici. Ok, allora adesso abbiamo fatto la centrale. Dove la metto? Metto qua, vicino alla porta. Esatto. Eccola lì. E Perfetto. banalmente è un potenziamento all'energia, immagino. Sì, infatti Sì, abbiamo ma più 10 adesso, più 10 e meno 4 ok. di consumo. Quindi, sì. Ok, dovrebbe essere sufficiente per ora. Ok, abbiamo già finito la quest, quindi ne facciamo un altro. Raffineria, schematic. Quindi potenziamo anche lì la raffineria. È un tutorial veramente lunghissimo e approfondito. Poi spero che poi a un certo punto ci lasci andare per conto nostro. Non so se tu, Ciccio Pupazzo, tu Delirio, che l'avete già giocato, siete già arrivati oltre il Stiamo ancora tutorial. finendo le quest, Ah, ancora ok, per allora potenziare. sì. Allora, non vorrei sbagliarmi, però facendo tutte queste quest del capitano ai primi due livelli del gioco, che dice, non vorrei che ti accompagnasse per gran parte del gioco, quello non lo so, perché poi invece la versione difficile, easy, quella, non ha il tutorial, quindi non so se questa cosa ti segue lungo tutta la partita o meno. Ah, Ok. posso fare una domanda? Ha un endgame come gioco o alla fine vai avanti a oltranza? La mappa è bella grande, quindi beh. Ma Non ho essendo idea. uscito, comunque mi pare, non so se è uscito in 1.0, comunque ci sta andando. Penso che avrà una fine, perché comunque la mappa è bella grande. Io mi ricordo ancora la mappa vecchia che aveva una serie di percorsi da fare ed era enorme. E qua sembra comunque uno scopo ce l'avrà poi, spero, però. La mega trivella da battere. Allora, dobbiamo fare moduli per la raffineria. Mi servirebbero. Chi ha una testa del minatore? Allora, nel Forse ne ha. stoccaggio, tutto quello che avevo messo io, cioè che ho preso io nello stoccaggio c'erano un po' di teste di Sì, robot, ma non mi sì, sì. ricordo se c'era il Ok, no, no, minatore. c'è, l'ho trovata. Allora, Ecco, ci mi sono serve. anche i moduli direttamente Sì, se alcuni non li ho già. trovati un po' di No, ma l'ho moduli. fatto, ce l'ho fatta. Allora, sto costruendo informazioni di raffineria. Così potenziamo anche il modulo di raffineria. Ok, prendo oggetto. E adesso devi sempre lì Sì. l'aggiornamento. Schematic. Aggiornamento raffineria iniziale. Clicco, E questo va a produco. posizionarsi da solo, questo non c'è bisogno poi di prenderlo. Ah, non lo posiziono, cioè non lo piazzo? No, va No, lì da va in solo. automatico. Ma cosa cambia questo? Ci chiede meno materiali adesso di raffinare? Dovrebbe permetterci di fare il ferro dopo. Ah, ok. Se non proprio subito, comunque dovrebbe permetterci quello. Sì, per Così adesso è finito. come quello dell'esplosivo, no? Ci ha sbloccato la granata, no? Di Minecraft. Questo dovrebbe sbloccare di produzione della raffineria. No, che poi mi viene in mente, io avevo giocato 3 ore e dopo 2 ore qualcosa avevo sbloccato l'estensione della trivella, quindi più stanze, perché infatti adesso è tutto ammassato qua che non è neanche bellissimo, quindi
Poi quando avremo più stanze potremo piazzare i tavoli in modo dovrebbe un po' più logico. Dovrebbe essere una delle prossime quest. Sì, non manca tanto. Ah, esatto. Ok. Allora, qua abbiamo completato. Ok? Trivellatrice più lunga, ecco, appena detto. Hai detto. Installa il segmento. La trivellatrice sta esaurendo lo spazio, produce installe. Ok, accetto la mission. Dobbiamo produrre piastre di rame. Adesso io non cedo all'inganno della cadriga e vado di sopra alla stazione. Io tiro via il banco perché... Componente, produco le piastre di rame. Ne produco 6. Quindi tac. Sperando di avere incrocio le dita. Aia. Se vuoi altro rame, qua sotto te lo sto mettendo. Sono andato a fare un giro. No, ma ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Okay. Metti piastre di rame nel deposito. Indy, guarda sotto delirio. Sono rientrato in tempo. Si era scollegato un attimo. Sì. Mannaggia, mi perdo sempre le cose migliori. Cos'era successo? Era fermo? Stava ballando. Stava ballando. Sì. Allora, metti piastre nel deposito, ma in realtà le ho appena fatte, non me le ha date? Sì, ne hai 7. Ne mancano 3. Ma in realtà mi diceva che ne servivano meno, ma vabbè, faccio le 3 mancanti e va bene. 8, 9 e 10. Perfetto. Qua. Clicca adesso il pulsante menu, stazione produzione, aggiornamento, allora aggiornamento, e faccio segmento trivellatrice. Ah, vediamo un po' gli altri, nucleo e trivella indurita, vabbè. Per andare più in profondità a livello 2, credo, poi lo faremo più avanti. Anche per le rocce più dure, credo, che in alcuni casi non puoi, no? O resiste molto di più anche al magma e quant'altro. Ma poi sto guardando adesso, per Mirko che chiedeva prima com'era, se c'era un endgame, comunque se vai a vedere sulla mappa e clicchi in alto, io vedo che comunque a nord abbiamo una miniera di copper, di là abbiamo il villaggio in Cudine Arrugginita, aree di spawn tecnologia, cioè di esplorare, che te lo dico a fare, che vedo dalla mappa che sei lontanissimo. Sì, esatto, io sto intanto esplorando il mondo, l'universo. Allora, devi prendere il segmento dalla... mamma mia. Ok, prendo il segmento. Esatto. Poi giù, no. Lo lasciamo fuori, già che si è allontanato, lo lasciamo qua. Mi scusi? Oh. Ci mancherebbe una torretta dal lato di qua. Perché spaccando questo modulo, se qualcuno ha per riparare... Ah, è quello che torna indietro. Ecco, dobbiamo andare sottoterra adesso. Se qualcuno ha questo modulo prima... Provare a partire e lasciarlo qua, vedere cosa succede, ma credo che fra 6 minuti credo di fare una bruttissima fine. Nah, vai nell'acqua. Esatto, giustamente tuffi in acqua. Ma si può andare in acqua? Si muore? Non ci abbiamo provato veramente. Ecco, lo scopriremo questa prova. Guardalo, corri. Vai, Forrest. Provo di qua, Ma vado sotto. No, si muore, ok. Non nuota, non è capace di nuotare. Ok. Cioè, va giù proprio a sasso e inizia a perdere. Allora, per allungarla dobbiamo andare giù. Però se per caso Indy ha riparazione, ripara questa. Ah, riparo? Ok, ma cos'è questo? È il modulo di produzione. Ok. Ah, è vero, sì, c'è anche scritto. Ma esatto, non ho capito, cioè, mettendolo a parete si è espanso fuori, okay. Guarda, stai lì, stai fuori. Sto fuori? Vedi? Ma così è disattivo? Esatto, perché per lavorare... Stiamo subendo danni, però, Ah, in pratica non lo possiamo usare quando stiamo viaggiando, così dobbiamo proprio fermarci in un posto. Esatto. Per poterle spiegare, ok. Ci siamo tutti? No, no, aspettatemi. C'erano dei robot che sparavano. È andato fuori a vedere. Ci siamo tutti adesso? Sì. Tirate sì. Quella leva. Cazzi quella gomila. Adesso viene la parte più...
Scusami, più? Più belline, perché adesso tu quando piazzerai quello, no? Qua dietro apparirà tutto, tutto nuovo, la coda, e qua ci sarà un passaggio. Ok. La trivellatrice sta andando sottoterra. Sì, va bene, ce l'abbiamo fatta. Attendi che la trivellatrice raggiunga il sottosuolo e si fermi. Vai al pannello statistiche, clicca pannello statistiche che è di sopra. Quello che ti dice la corrente. Allora, clicca sul potenziamento del segmento inventario, cioè... Allora, concentrati. Menu. Menu. Aggiornamenti. Sì. Ah, posso mettere anche il volume della sirena, ok. No, allora, pannello statistiche, clicca sul pulsante del menu, clicca sul potenziamento del segmento dell'inventario, ok, eccolo qui. Ah, l'ho messo. Eccolo qua, si è aperto. Venga giù, venga giù. Vengo giù. E là. Siete bruttissimi tutti così. Adesso se usciamo adesso, adesso c'è l'eruzione, aspettiamo un attimino. Perché... A meno che non andiamo a vederla in una... caverna, ma no, vabbè. E adesso ci sta portando il gioco verso la raffineria modulo T1. Cioè, mi confonde un po' questa cosa che prima ci fa fare potenziamento raffineria, poi la raffineria T1, cioè non si capisce cos'è un tavolo da lavoro, cos'è il potenziamento, insomma, quello è un po' da facile abitudine. Ma per giocatori pro come noi, sono... Io direi di portarlo giù quel modulo, Indy. Quale? Quello che di cos'è, di produzione. Che sta la usando di produzione, sì, che è più comodo. Come si porta giù? Tasto destro? Tasto destro, metti la chiave inglese, con la chiave Ok, dove lo mettiamo? È al posto della raffineria qua, quell'altra, la raffineria la vado a mettere in fondo, ok. Aspetta, ditemi dove, perché qua contro. Ecco. Intanto smonto quello di ricerca, lo porto giù. Si diverte lì a pilotare? Così. Volevo provare, capitano. No, ma cosa vedi? Ah, ok. Prova a guidarla tu. Hai provato? No, non ancora. Clicca, vai. Ah, ok, proprio così. Ma va velocissima. Non era così prima. È molto più bello adesso. Mi raccomando, non uscire in superficie, No, no, ma... Ah, ok, questa l'abbiamo raccolta. Ah, voi usate M e guardate la mappa con M. No, non mi vado nel certo. Dopo che ce l'ha detto lei. Non lo sapevamo questo. No, noi la mappa la possiamo vedere da sopra. Basta andare di sopra e apri la mappa. Ah, ok, non premendo M. No, io andavo di sopra qua, vai qui e... ma uguale, è uguale. Esatto. Io questa la sposterei un po' più a sinistra. Intanto voi state spostando mobili? Sì, abbiamo messo un po' di roba in coda, anche questi che qua danno fastidio. Cioè io nella testa lascerei solo le cose di comando. Ok, la raffinatrice qui, la ricerca lì. Interessante. Qua metterei il letto. Ok, adesso c'è l'eruzione. Dopo, quando facciamo la risalita, che non mi fa fare il periscopio qua. A guardare il retro, che è veramente interessante. Che cosa, scusami? Se ti metti qua sulla porta, qua così, quando poi andiamo in superficie, riesci a vedere tutto lo snodato della trivella. Ah, ok. Ma non mi lascia usare il periscopio, è normale? E qua sotto no. Che siamo... Perché sì, siamo sottoterra, ma ci stiamo muovendo, mi sa, più che altro. Ah, ok. Adesso forse sì. No, no, da qua dice trovare una posizione migliore. Oppure andare su. Adesso dove siamo finiti? No, possiamo andare su adesso. Sì, in basso a sinistra, in basso a destra abbiamo un'uscita.
ci porti tu, fuori. Tu... Eccoci. Oh, uscita. Sì, è forse un po' troppo facile a facile, nel senso che i robot vanno giù con due colpi, essendo in quattro, magari un normale, non dico un difficile. Guarda come si snoda. Bellissimo. Siete bellissimi tutti e due che guardate dalla porta, anche un po' inquietanti. Bella anche da fuori adesso, decisamente, più bella così. Siamo tornati su? Sì, vabbè, ma non salti fuori così, con meno enfasi. Bella, 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 bella. Allora, poi se ha notato nel menu iniziale, in basso a destra c'era scritto clicca qui per mettere il tuo logo. Se tu cambi col tuo... Ah. Ah, sì, è vero, dal menu ti fa caricare un'immagine tipo X4. Ma dove? Dal menu, proprio dal menu di gioco, sì. L'avevo visto anch'io prima, ti fa caricare, c'è una scritta proprio nel menu iniziale, carica il tuo logo e ti... Ma aspetta, lo posso fare anche da adesso? Allora, deve essere in PNG e non più di 64K la grandezza. Ma scusate, ma in che menu? Allora, quello quando c'è iniziale. Ma devo uscire dalla partita però? Sì. Ah esatto. No, ok. Fai doppio clic su quel quadrato nero che ti viene indicato in basso a destra, ti apri automatico la cartella dove c'è da caricare l'immagine e poi dopo la vedrai qua. Noi l'abbiamo fatto, è fighissimo da vedere. Devi rinominarlo come logo con la L maiuscola punto PNG. Ah, ok, lo farò cartella... prossimamente perché sto... Sì, perché... È carino. Sto ostando. Vabbè, niente, quindi T1 raffineria, prendi ok, bel modulo di stoccaggio, prendi oggetto modulo raffineria distrutto, ok, voi intanto difendete, io vado a recuperare modulo ricerca, modulo raffineria distrutto, lo prendo, prendi del carbone, prendo del carbone e ne ho preso anche un po' tanto però, di la verità. E col tasto destro fai un pezzo alla volta. Sì. Ricerca che non ho faticato a trovare, produci informazioni raffineria L1, ok, tech, rifacciamo la quest, man mano diventa molto più rapido comunque, vedi, quindi capisci le meccaniche. Sì, penso ci voglia qualche ora, però è bello perché è un gioco che comunque non si apre subito dopo un'ora o così, mi piace. Metti piastre di rame nel deposito, metti bulloni di rame nel deposito, quindi non ho nessuno dei due, devo andare a farli. Esatto. Quindi vediamo se ho qualcosa io. No, allora, quindi abbiamo detto anch'io. Non c'è una funzione di ricerca, però vabbè, piastre di rame 3, poi bulloni di rame, io faccio dei lingotti. Ok, metti informazione raffineria nel deposito. Ok, vabbè, niente. Quindi butto informazione raffineria, butto i bulloni, butto le lastre, il carico online è pieno. Fai spazio, vabbè, prendo. Allora, togliamo. Ok. Clicca il pulsante menu stazione di produzione, stazione di produzione, ok. Seleziona scheda modulo. Produci raffineria livello 1, ok, dov'è che è? Produci raffineria livello 1, ok, tac. Usa anche punti nucleo, ne usa di più, ok, dove la piazziamo questa? È un altro di quei moduli che va al posto delle pareti. Ok, dovrei averlo già nello zaino, no, è nell'inventario, l'ho visto adesso. Ok, lo prendo, dove lo piazzo? Davanti, dietro, di sopra. Beh, le pareti comunque prendono i due piani, quindi non cambia di sopra. Ok, lo metto sotto qua. Tac, raffineria. Quindi a questo punto ci migliora. Abbiamo... la produzione. Ok. Della raffineria. Andiamo un po' fuori a vederla. Ho visto il modulo mentre usciva, bellissimo. Vediamo un po'. Devo fare il giro lungo perché ho preso la... Dov'è il modulo? Di là. Ah sì, è questo. Sì.
Metti tubi di rame nel deposito. Ok, devo andare avanti con la quest. Allora, metti tubi di rame nel deposito. E chi ti dice che ho i tubi di rame? Invece ce li ho, sì. E polvere di zolfo. Ok, l'avete già fatto voi? Sì. Lo spazio è pieno, eh. Prendo poi quello sopra in alto. No, ma sono collegati, eh. Lo sì, so, ma anche a me dava pieno, però sopra me l'ha fatti mettere, qua sotto no. Equipaggiamento, equipaggiamento, produci raffineria, ok, quindi equipaggiamento, produci, ah, quanti bei moduli che ci sono qua, raffineria, eccola qua, produco, ok, sono belli sti moduli, pannello nucleo piccolo, fabbricazione piccolo, belli, ok, okay. Vai al modulo di stoccaggio e qua. Prendi, ok, prendo la raffineria, ah, c'è anche una postazione pilota nel... Avete smontato, l'avete messo? Ah, no, vabbè. No, no, è un altro, sarà stato. È un altro ancora, altro. Ok. Dove la metto? La metto in fondo, in coda? No, mettila qui, guarda, secondo me. Mettere è un è come a fianco qua. Esatto. Sì, almeno lì è vicini. Qui? Tac. Esatto. Ok. E la quest è finita. Si raffinano più cose ancora, sì. Esatto. Ma il vecchio tavolo lo abbiamo ancora, però. Cioè... Sì, sì, ce l'ho io nell'inventario. No, ma no, anche no. Se non è piazzato, questo lo sostituisce. No, uno è qua, uno è qua. Il no, la cosa che mi sfugge è, ma queste raffinerie qui producono singolarmente o devono avere dei tavoli da qualche parte piazzati? No, no, devo... Sì, allora, quello della raffineria deve avere giù una raffineria. Ah, ok. E quello di produzione, come vedi che è qua nell'angolo, c'è giù un tavolo di produzione. Ah, ok. Più gli dà ricette in più che vengono caricate. Esatto. Ok. Distruggi trivellatrice COGL2. Accetto missione. Adesso è da distruggere, sì. Ok, ordina la trivellatrice nella sottoterra. Tira la leva giù, signor Sulu. Aspetta, tutti... aspetta che entro anch'io, arrivo. No, aspetta, aspetta. Vai. Apri la porta. Parento, eh. Vabbè, tiro io la leva. Okay. Adesso è bella da vedere scendere. Chiuda tutto. Ok, tac. Bene. Ok, trivellatrice sta andando sottoterra. Ok. Sì, voi vi mettete in fondo, vi piace vedere. Scusa, sì, la postazione pilota per viaggiare. Sì, è vero. Allora, viaggia verso tunnel between livello 1-2. Dov'è? Esatto, allora. Dove eravamo prima. Ah, ma c'è una freccia che mi dice dove andare. Esatto. E in pratica è nelle caverne dove eravamo prima. Lì ci sarà una trivella, esatto, da attaccare. Intanto recupero un po' di materiali, che è sempre comodo. No, non si può andare di qua. No, vai più a sinistra giù. Ok. Tank. Qui. Ecco, destra. Scusate, ma sono mine. Ah, siamo pieni, vabbè. Pieni, sì. Siamo pieni. Su. Su. Okay. Esatto. Vai attraversa. No, no, ecco di lì. Ok, lì sopra. Perfetto. Andiamo su. Zolfo, e zolfo, zolfo. Ce l'abbiamo. Questa? Verso lo stomaco del demonio, tipo, vabbè. Sì, esatto, andiamo nelle caverne. Non la vedo più però adesso. No, sta caricando, in viaggio verso la superficie, attendi. Ah, ok, stiamo andando nelle caverne. Beh, non so, sta caricando, ma non so. Io... Siamo in movimento, quindi. Ok. Per utilizzare la raffineria serve un modulo attivo disponibile. Ok, alla nostra sinistra. Quindi possiamo uscire, no, no, possiamo uscire, okay, e distruggere la nave nemica. 200 metri, andiamo allora. Non devono scappare. No, se no ci tocca... Stanno entrando, stanno entrando. No, no, maledetti, maledetti. No, stanno scappando.
Niente, ritorneranno qua fra un paio di minuti. Quindi cosa facciamo? Aspettiamo? Sì. Possiamo aspettare qua che riappare la trivella, così appena riappare possiamo saltarci su. Ok, sta arrivando, sono pronto con le granate. Sì. Quando, ma lì all'interno. Quando apri i portelloni, eh? La lancio dentro? Sì, sì. Quando è aperta. Perché distrugge i moduli così velocemente. No, c'è la torretta, mi ero dimenticato, la torretta! Grande. Ok. Dentro, spaccare subito i cosi che fanno i robot. Uno è qua. Distrutto uno, sì. E uno di sopra, di qua non c'è niente. Oh, possiamo saccheggiare tranquillamente, allora. Distrugge il modulo. Via. Adesso, ok, sei distrutto. Adesso possiamo raccogliere tutto quello che ci serve. Tutta la nave, in pratica. Picchettiamo tutta e sparisce. E qua recuperiamo cosa, invece? I moduli che ci permetteranno di far avanzare la nostra a dei livelli superiori, tipo livello 2 dei cingoli. Adesso abbiamo raccolto, se guardi nell'inventario, hanno un disegno, e è il livello 2 per i cingoli, il livello 2 per la corazza, se non sbaglio, e il livello 2 per qualcosa. Trivella. Ah, ok. Ok. Io il livello 2 per i cingoli. Infatti adesso dobbiamo tutto buttare tutto all'interno dello stoccaggio. Ma perché sta fumando? Ah, no, è la... ok, sì. È danneggiata la trivella comunque davanti, eh? Siamo passati nel magma. Ok. Eccoti, arrivo. Ti vedo. Eccomi. Non lasciatemi da solo. Abbiamo lo spazio di stoccaggio pieno. Sì. È altro modulo. Mettiamo giù delle casse momentanee. Cazzo, ce n'è due eventualmente, Indy, se vuoi qua dentro. No, ma fai, piazza. Vabbè, ci sono le due casse, due... Vabbè, a parte che me le piazzo anch'io. Eh no, anche l'inventario è pieno io, quindi... No, ok, lo prendo io. Come le piazzo allora, con questo? Se avete una cassa, creiamo un deposito. Ah, io ne ho anche altre due. Io ne ho due di casse. Mettila allora, dentro una cassa, così la prendo e si può creare. Te la metto qua, l'ho messa qua dentro. Ok, perfetto, una... Ok, metto un... Adesso dovrebbe farmelo fare il modulo. Mi libera un po' l'inventario che... Ah no, lo vuole nel... Sì, perché nel i componenti li dobbiamo mettere in quello online. Esatto, ok, messo. Vabbè, okay. In pratica dobbiamo finire la quest, ma non... Ok, task... Ok, devi farlo tu, Delirio. Sì, metti... dobbiamo solo mettere nel okay. I componenti raccolti. Perfetto, sì, giusto. Adesso li metto, così. Poi è pieno però. Eh sì, bisogna fare lo stoccaggio o vuotare quello lì. Questo lo prendo, adesso ci metto questo. Questo no, questo lo prendo e metto questo. Okay, ok, lavoro eccellente, sapevo che potevi farcela. Missione completata. Bene, bene ragazzi, bene, benissimo. Allora, niente. Poi la prossima missione ci porterà con la trivella distrutta a fare la trivella indurita, quindi praticamente useremo il progetto che ho probabilmente già anche nell'inventario, se non l'ho messo via dovrei averlo, infatti eccola qui, praticamente equipaggiare il piccone, scavare il ferro, estrarre il modulo, estrarre il carbone, ho già tutto, se abbiamo un modulo raffineria distrutto lo faccio al volo così. Sì, c'è da qualche parte.
Mondo della raffineria distrutto L2. Ce l'ho io. Io ne ho uno su voi. L1. L'ho messo... Ah, ok, niente. Lo Beh. Metto dentro qua. E tiro nel deposito. Deposito. Ok. No, non me lo dà, perché... Eh sì, niente dai, niente, salta. Lo faremo prossimamente. Perché poi qui ci farà fare il modulo della trivella dello scavo, diciamo, di livello avanzato, per raggiungere presumibilmente il livello, cos'è, il 2? No, 2 ci... No, sì. Diciamo... Nella trivella sì. No, ma il livello 2 del suolo, intendevi? Il tunnel 3 no. Forse. Il 3 probabilmente. Sì. Sì. Va bene, allora, niente, concludiamo qui l'episodio 4. Io ringrazio ancora una volta Delirio, Gameplay Channel e Ciccio Pupazzo. De nulla. Grazie a te. E alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao.